Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete alle mie spalle, un'altra nuova pista. Ultimamente vi sto portando sempre piste nuove perché anche io voglio cercare nuovi stimoli e non fissarmi sempre nella stessa pista. Siamo al crossodromo Guido Cattini a Grottazzolina. Ho fatto una bella trasferta perché sono circa 2 ore di macchina per me, però penso che ne valga la pena. Adesso vi lascio alle immagini del drone. Wow! Vedete questa faccia? È la faccia di un ragazzo che oggi affronterà le sue paure. Perché questa sera ordinerà la pizza in diretta e riprenderemo tutto. Non la ordino, non la ordino. Ragazzi, sei in onda? Tieni, sto chiamando la pizzeria, se puoi rispondere. Dai! Rispondi! No, chiuso. Era il numero di casa mia. Ah sì? Comunque hai visto che anche gli altri nei commenti sotto il mio ultimo video dove ho detto sta cosa e dove hai detto non la ordinano nemmeno loro, quindi non sono l'unico nel mondo che non lo fa. Ma è solo perché mi vergogno, solo per quel motivo lì, sennò non mi manca niente. Ciao, mi chiamo Bucco e ho un problema. Ciao Bucco. Dici la pista, dici. Allora, la pista sembra molto bella. Sembra tirata bella lucido, molto bagnata, quindi secondo me viene fuori un gran pistone. Quindi io non vedo l'ora di cambiarmi, di accendere my KTM with full Acropolis titanium and go full gas in the throttle. Oh, the fuck. Ciao. Bene, entriamo. Sembra un trattamento super mega galattico. Vediamo un po' com'è la pista. Bella aerodinamica con la panda, fa un fischio. Passa. Fa un fischio. Ecco, io come sempre il cavalletto ce l'ho di là. Sembra molto bella. Via. C'è un bel fresatone. In teoria qui c'è la famosa terrazza. Vediamo un po'. Wow. Sì, adesso è una bella discesa, però noi che siamo abituati a Fermignano, come dislivello non fa paura. Oh, porca troia! È chiusa, pensavo che era aperta, si andava su. Ancora un po' la devo imparare, non me la ricordo.
tocca stare attenti, oh. Tosta, però è bella, a parte che io volevo la lecca e la lecca l'ho trovata. Adesso a parte i primi giri che devi capire un pochino le traiettorie, infatti il primo giro là ormai mi stampavo contro le transenne di la fettuccia. Oh, porca troia, perché se tu la guardi da sotto sembrava che andasse verso l'alto, invece è chiusa, bisogna girare subito a destra, sono arrivata proprio al pelo. In più ci sono dei punti dove è fresato tanto ed è bagnato, quindi tu quando ci arrivi cioè nel senso si affonda molto la moto. Invece ci sono certi punti dove è fresato poco, cioè qualche centimetro, e bisogna stare attenti perché un po' sguilla. Però è bella, la pista è molto bella. C'è il salitone lassù, bello. Uoh, ci pianti la terza, ci arrivi fino in cima. Uoh. Poi dopo arrivi in cima, non c'ho più fiato. Però molto bella la pista, tanta tanta roba, veramente complimenti, molto bella. Finalmente puoi tornare a divertirti. Erano mesi che non mi portavi a fare i fanghi. Già, però di solito è sempre tutta secca, polverosa, invece oggi... Dai, oggi ti diverti. Oggi c'è un po' di lecca. Ti diverti oggi, sì? Oggi sì, infatti non mi sembra il vero. E non fai le noie. Io faccio le noie. Il mondo deve sapere che tu non mi meriti. Perché? Cioè, io ti controllo le gomme, ti prendo tutte le cose da casa e tu non mi prendi neanche due sedie. Oggi mi fa stare in piedi. Non mi sono ricordato di prendere le sedie. Tu non mi meriti. Bene, ci siamo riposati un pochino. È ora di ritornare a fare un giretto bellino bellino. Pensavo ora di tornare a far schifo. Sì, ma è vero. Torno a far schifo. Ma io ti prendo in giro, È vero. Ma io ti prendo in giro, ma dopo pensi che sono cattiva. Ma è vero, così. È la verità, vado a far schifo. Thank you.
bellissimo. C'è il primo pezzo qui davanti. Salto della ho la prima curva qui. Prendi dentro. Terza, quarta. Poi arrivi fino in cima. Lassù proprio tutto a spalanco. Bellissimo. Poi dopo arrivo lassù in cima. Non c'ho più il fiato. Ma perché la fai tutta in apnea in pratica? Anche l'ultimo ho cercato di respirare un po', ma già ero troppo in affanno, ero. Il resto è molto bella la pista, veramente molto bella. Adesso si stanno formando qualche canalino. Davvero il top, guarda, mi sono proprio divertito, guarda. Sei riuscita a raccontarla un po'? No, zero. Perché ho cercato di spingere, non ho raccontato niente. Volevo raccontarvi un giro insieme, ma non ero troppo incancito lì. Nuovo termine, incancito. Nuovo termine, incancito. Incancito. Sarebbe preso, tirato. Dalla ecco. Foga. Dalla foga. Allora, adesso tu lo dici, così almeno loro possono registrarlo, perché una cosa così non ricapiterà mai più. Cosa hai detto? Ho detto, da quanto mi sono divertito, da quanto è bella, potrei anche andare a casa perché per oggi sono a posto. Godo come un riccio. Mi sono veramente divertito, bellissima, molto molto bella. Non me l'aspettavo, pensavo che era secca, che fosse secca, polverosa, invece l'hanno preparata. Sì, siamo benissimo. Arrivati un po' prevenuti, perché conoscendo sì. I gusti di Bucca... No, perché io sono un po' stomachino, cioè nel senso... che mi piace tenere la pista bella, non mi piace la polvere, non mi piace i sassi. Invece oggi, veramente bella. Complimenti ai gestori. Io non riesco a mettere sulla moto. Adesso comincia a essere dura, comincia a essere molto secca e comincia a fare un po' quel polverino bastardo. Ho tribolato un po'. Sì, ma comunque c'è proprio più polvere anche da fuori. Sì, si vede, si sente. È più tosta, molto. Io vorrei dire che è arrivato un tuo amico con un mezzo che forse proverai. Vogliamo svelare tutto subito? No, anzi, facciamo così, guardate il numero, 281. Allora, vediamo se riusciamo a mettere a posto. Sì, 281. Quindi forse ci saranno delle belle novità. Lo facciamo vedere in questo video? No, tutto questo lo vedrete nel prossimo video, quindi restate sintonizzati. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, un commentino qui sotto e like. Ciao ragazzi, alla prossima!